Cedo volentierissimo il palco a Stefano, al quale non riesco a dare del lei, e che quindi No, io invece il invito. palco lo ricedo a te perché, insomma, parlare da solo su questi temi, vieni, vieni, insomma, Andrea, non so se lo conoscete, ma è uno dei massimi esperti italiani su questi temi, quindi io ne so davvero poco e quindi se non pochissimo, quindi è opportuno che mi accompagni. No, probabilmente sarebbe anche più interessante che riuscissimo a costruire una sorta di, come dire. E quindi vai. Allora, la prima domanda che mi viene in mente è in che termini una struttura come Abruzzo Sviluppo può intervenire, per esempio, nell'ambito della gestione del PNRR e aiutare le imprese a fornire servizi IT alla pubblica amministrazione? La domanda, insomma, è interessante anche perché bisognerebbe capire in che modo il PNRR potrebbe intervenire per rendere più moderno e veloce il paese, perché in effetti negli ultime settimane ci siamo un po' incagliati, al di là ovviamente dell'ottimismo di Mario Draghi, che ci mancherebbe altro, insomma, un ottimismo reale perché ieri ha portato a compimento due passaggi fondamentali dopo una battaglia politica significativa, ma certamente l'impegno e il target di spendere 6 miliardi al mese in un paese nel quale è complicato già realizzare dei marciapiedi, la vedo molto molto dura. Che cosa possiamo fare noi come agenzie di sviluppo? Ovviamente non parlo soltanto di Abruzzo Sviluppo perché ci sono agenzie molto più grandi in Italia che non si occupano specificatamente di questi temi, ma che come noi sono già impegnati sul PNRR. Ieri siamo stati invitati dall'Associazione dei costruttori all'Aquila perché c'è stato un convegno per cominciare a parlare dei bandi sul fondo complementare. Bandi che usciranno entro la fine di giugno, sono 12 misure dove peraltro c'è una parte considerevole di investimenti sul digitale e per la prima volta questi bandi in ausilio ad Invitalia saranno gestiti da un'agenzia di sviluppo, segnatamente le agenzie di sviluppo di Umbria, Marche ed Abruzzo, perché per fortuna o intelligentemente, non lo so, ma insomma l'8 luglio dell'anno scorso abbiamo siglato un accordo a Foligno perché ci siamo resi conto che da soli non andiamo da nessuna parte e che probabilmente il rilancio dell'Italia centrale passava necessariamente da un accordo che in qualche modo sostanziasse il peso e il contributo che le agenzie di sviluppo potevano dare alla ripresa Da del questo punto nostro di vista, paese. per esempio, se penso all'Abruzzo, l'Abruzzo, a parte qualche eccezione, non ha delle grandi realtà che si occupano di cyber security, ma tante piccole strutture, peraltro con competenze abbastanza diversificate, che però da sole non hanno magari titolo o non hanno la forza per accedere ai progetti, ai programmi di finanziamento. Dal tuo punto di vista potrebbe avere senso cominciare a pensare a forme di consorzio o di creazione di società di Guarda, scopo? no, lo dico per la platea, non ci siamo messi d'accordo ed è stato il tema del mio intervento ieri a Lance, perché ci sono alcune misure in questi bandi, fermo restando ovviamente le premialità che alcune stazioni appaltanti molto grandi, penso per esempio all'ANAS e RFI, hanno già previsto nella famosa progettazione in BIM, ma alcune misure prevedono come elemento di precondizione per partecipare al bando la costituzione di reti di impresa o di consorzi. E il tema di cui abbiamo discusso ieri a Lance, peraltro ripreso successivamente dall'intervento di chi ha partecipato dopo di me, il commissario alla zona economica speciale Miccio, era quello di costruire dei partenariati qualificati. Il grande problema, ovviamente, non solo di questa regione, ma un po' del paese, è che si fa fatica a costituire reti d'impresa. Abruzzo Sviluppo nel 2010 è stata antesignana in questa regione su questi temi, poi purtroppo quei temi che si erano tradotti in alcune reti si sono poi perduti.
diluiti nel tempo. E in che modo i singoli professionisti possono diventare parte di queste strutture? Perché ancora più delle imprese, delle società di piccole dimensioni, c'è un numero abbastanza consistente di singoli individui, di professionisti, che pure hanno delle competenze che sarebbero importanti in questo ambito. Però non mi sembra che possano diventare loro autonomamente parte di una rete che poi accede però, ai finanziamenti. Quando io sono entrato tu stavi opportunamente evidenziando un tema, cioè quanto queste tematiche, e vi faccio i complimenti perché insomma portarle a Pescara e discutere di questo livello con panel così importanti, ieri è intervenuto Baldoni, ho visto il tuo servizio in Rai con la proposta del perimetro cibernetico regionale, cioè cominciare a discutere concretamente di temi che possono essere realizzati anche domani mattina in un contesto nel quale mancano oggettivamente competenze specifiche, si lega in parte a quello che sta accadendo. Tu hai sottolineato prima, quando io stavo entrando, un tema che secondo me è fondamentale, la riorganizzazione del lavoro intorno alle nuove competenze. Beh, la riorganizzazione del lavoro sta toccando trasversalmente tutte le discipline, a cominciare ovviamente dal sistema dell'informazione fino al mondo delle costruzioni. Non si costruisce più soltanto con gli architetti e gli ingegneri, perché le opere, il PNRR lo insegna, in questa regione peraltro nella quale non solo c'è un'opera importante sotto il profilo ferroviario, ma quell'opera importante, parlo ovviamente della Pescara-Roma, oggi che costituisce il primo esempio italiano di dibattito pubblico, ma continua a essere ostacolata a livello locale, quindi probabilmente non ci servono soltanto i progettisti e gli ingegneri, ma bisogna che le imprese, le pubbliche amministrazioni assumino persone in grado di dialogare con le comunità locali. Il tema del NIMBY è un tema significativo anche per questa regione, lo è ancora di più se tutte queste discussioni noi le spostiamo all'interno della rete. Faccio un esempio, la Cina oggi ha 126.000 militari, quindi non 126.000 persone che potrebbero essere già tante, ma militari, quindi con una cultura e una policy molto specifica, che si occupano di cyber security, che ovviamente ogni giorno, come dire, si occupano di noi. Questo è un dato significativo, perché al di là adesso dell'equilibrio tra il numero dei militari cinesi che si occupano di cyber security e il numero complessivo di persone, perché 126.000 stanno a 1,5 miliardi, come magari 10 possono stare a 60 milioni, ma è il tema che secondo me è indicativo, cioè quelle persone, come dire, all'interno di un sistema molto articolato lavorano per capire quello che sta accadendo anche in relazione per esempio allo sviluppo economico di alcune aree sensibili del mondo cinese. Questi temi probabilmente in Italia, che ha una cultura di intelligence molto significativa, perché l'intelligence nel nostro paese per fortuna funziona e funziona molto bene, probabilmente oggi dovrebbe diventare patrimonio delle pubbliche amministrazioni. C'è un oiato troppo distante tra chi sta in alto e chi sta in basso, cioè si ricrea quella dimarcazione che ho detto prima nell'ambito delle costruzioni, cioè c'è una RFI della cyber security, un ANAS nell'ambito delle pubbliche amministrazioni o delle imprese private che operano in questo settore, e c'è un livello molto più basso che oggi però non può prescindere dal confronto con gli attacchi hacker, con tutta quella normativa che tu hai ricordato e che, come dire, ogni tanto ci spieghi anche ad Abruzzo Sviluppo, perché è complicato anche per noi adeguarci. Spesso magari si opera in un regime di difetto perché non si ottempera alle normative, non perché non bisogna o non si voglia farlo, ma perché c'è un'ignoranza di fatto con una normativa che ha un'evoluzione incredibile. Da questo punto di vista, le agenzie di sviluppo possono intervenire anche sul finanziamento di progetti di formazione finalizzata alla creazione di competenze in ambito di cyber security?
Guarda, tutto quello che non è vietato dalla legge si può fare. Faccio un esempio banale. 2 anni fa, quando noi siamo stati chiamati come consiglio di amministrazione, Abruzzo Sviluppo non operava più all'interno dello sviluppo industriale. Noi in questi 2 anni ci siamo inventati alcuni progetti, anche perché nessuno ci vietava ovviamente il contrario. Uno, come vi ho ricordato prima, muovendo da questo accordo con l'Umbria e le Marche, che è stato il primo accordo nazionale tra agenzie di sviluppo. Io ero molto sicuro che le agenzie del nord, visto che in qualche modo immaginiamo che il nord Italia sia sempre più avanti su temi anche legati all'organizzazione aziendale, avessero già immaginato, per esempio, Veneto, Lombardia e Emilia Romagna di lavorare insieme. E con nostra grande meraviglia il nostro accordo è stato il primo, e quello ha consentito poi di cominciare a interloquire con la struttura commissariale dell'onorevole Legnini e con Invitalia per avere un ruolo all'interno dei bandi del PNR. Secondo, ci sono stati alcuni mesi fa dei bandi molto interessanti del Ministero della Coesione, peraltro uno dei bandi, se dovesse passare tutte le fasi di analisi, andrà a riqualificare proprio l'ex COFA qui a Pescara. Noi abbiamo partecipato in partenariato con il Politecnico di Torino, con Stellantis, TIM, Comau e l'Università del Molise per realizzare a Termoli, a fianco alla più grande gigafactory che produrrà batterie elettriche, un'area di formazione che sarà la più importante in accordo con Mercedes in Europa. Nessuno ci ha vietato, ci ha obbligato a non partecipare, però certamente se questa proposta da 75 milioni di euro dovesse essere accettata, io credo che una parte di Abruzzo che entra in un tema strategico di rilevanza internazionale sarebbe molto utile anche per fare attività di formazione per le imprese abruzzesi. Quindi assolutamente sì, la mia risposta è affermativa, cioè tutto sta nel costruire una progettazione elaborata che vada nella direzione da te auspicata. Abruzzo Sviluppo, prima del nostro arrivo un po' di anni fa, ha coordinato 2 master universitari sul turismo e sulla internazionalizzazione per la qualificazione di export manager. Secondo me quei master rientravano a pieno titolo all'interno di un tema di sviluppo industriale, così come Stellantis a Termoli, così come per esempio l'accordo che abbiamo siglato a Dubai con la Camera di Commercio italiana, che darà la possibilità alle imprese abruzzesi per 1 anno gratuitamente di usufruire di una consulenza della Camera di Commercio a Dubai, accordo siglato grazie all'intervento delle Camere di Commercio. Quindi, in Abruzzo. Concludendo, in che caratteristiche dovrebbero avere i progetti, non necessariamente in ambito di cyber security, ma insomma quali sono, volendo dare un'indicazione concreta, le caratteristiche che rendono un progetto, non dico finanziabile perché evidentemente le verifiche vanno fatte poi caso per caso, però dal punto di vista della impostazione, della visione, quali sono le caratteristiche che rendono più appetibile, ecco, diciamo così, un progetto per un'agenzia di sviluppo? Guarda, la prima caratteristica è la buona volontà dei soggetti che si vogliono sedere intorno a un tavolo. Sembra una banalità, ma quando noi abbiamo siglato l'accordo su Dubai, il tavolo sulla internazionalizzazione non veniva più costituito da 5 anni in Abruzzo. C'erano delle agenzie di commercio che faticavano a dialogare tra di loro, quindi probabilmente il primo elemento che qualifica anche tutti gli step successivi del percorso è trovare una sintesi tra tutti i soggetti che hanno una visione comune verso la realizzazione del progetto, perché se ci sono 3, 4, 5 soggetti che hanno un'idea chiara su quello che sarà il percorso successivo, già l'inizio di questo percorso non solo non è claudicante, ma potrebbe immaginare un risultato positivo. Quindi il tema vero, paradossalmente, è capire chi possono essere gli attori e i protagonisti di questo progetto. E quanto pesa nell'ambito di un progetto, della presentazione di un progetto, la completezza della proposta? Perché chiaramente ci sono dei requisiti che però
non sono vincolanti in eccesso, voglio dire che qualcuno potrebbe anche pensare di fornire più informazioni di quelle richieste per rendere più comprensibile o, più, o meglio valutabile l'offerta. È chiaro che quando si fa un progetto ci sono tanti elementi che pesano, sicuramente il know-how e la capacità tecnologica dei soggetti che in qualche modo scelgono di lavorare insieme, ma c'è un altro elemento che secondo me è decisivo, la capacità anche di smussare gli angoli dei soggetti che lavorano insieme, cioè la capacità relazionale, quella che oggi tutto il mondo del management definisce soft skills, no? Fanno questo elenco infinito. Secondo me le soft skills c'erano anche 50 anni fa, cioè il buon senso e la codificazione delle soft skills. Mettere 5 persone intorno a un tavolo, intorno a un progetto, gli americani sono molto bravi perché prendono quello che noi abbiamo costruito in 2000 anni e più di elaborazione teorica e lo riducono in 10 regolette. Le famose W, se uno ha dimestichezza con il mondo classico, nelle 5 W del giornalismo ci sono molto degli insegnamenti di Cicerone. Sì. Eppure leggersi un testo di Cicerone sarebbe molto complicato, ma le 5 W immediatamente fotografano, che voglio dire che secondo me se si hanno obiettivi chiari, le agenzie di sviluppo, ed è quello che abbiamo cercato noi come consiglio di amministrazione in questi anni, possono riavere un ruolo di pivot. Io, come dire, sono un liberale vero, per me lo Stato deve essere minimo, cioè noi non dobbiamo intervenire, noi dico come agenzie di sviluppo, ma in generale le istituzioni, a determinare le scelte che devono fare gli attori. Noi dobbiamo definire delle cornici, dei framework che devono essere il più possibili minime e devono in qualche modo coincidere con gli obiettivi che si vogliono dare intorno a un progetto. Da questo punto di vista le agenzie di sviluppo sono uno straordinario pivot, perché in qualche modo possono attrarre soggetti che magari faticherebbero anche a dialogare comunemente su un progetto, ma non perché non vogliono dialogare, perché probabilmente hanno culture organizzative diverse. È quello che purtroppo nel nostro paese oggi impedisce alle piccole aziende di aggregarsi. Non c'è solo un problema di passaggio generazionale, c'è un problema di culture organizzative che le pubbliche amministrazioni scontano, imparano sulle proprie vite quotidiane quando si procede a delle fusioni. Considerata la complessità crescente e la confusione, in particolare per quanto riguarda l'ambito specifico della cyber security, può avere senso inserire nei progetti una proposta di soluzione preventiva delle eventuali criticità legali? Cioè, come sai, da un punto di vista pratico, nel momento in cui magari un progetto viene approvato e lo si comincia a realizzare, escono fuori mille questioni che magari poi possono incidere anche soltanto sulla tempistica di realizzazione. Secondo te, come requisito assolutamente facoltativo, ma può avere senso cominciare a pensare alla partecipazione a bandi nei quali si dice, si aggiunge un capitoletto criticità normative e soluzioni, dove il proponente già anticipa quali sono le potenziali vie d'uscita a quelle che sono rigidità di tipo normativo? Secondo me non è solo importante, ma diventa anche fondamentale, magari in un'ottica di fase cuscinetto, inserirli come elementi, come dire, non obbligatori, ma che poi inevitabilmente lo debbano diventare. Torno al tema del BIM, io insomma in un'altra vita sono occupato anche di infrastrutture e quando venivamo auditi come Osservatorio Nazionale sulle Infrastrutture, sul codice dei contratti, nelle commissioni del Senato e della Camera, io sempre un po' provocatoriamente dicevo ai senatori e ai deputati, guardate, non cambiate nulla, perché se qui facciamo la 300ª revisione del codice dei contratti non ci si capisce nulla. Il problema è che non mi pare che stiate però discutendo del tema fondamentale, che è quello delle competenze, che oggi paradossalmente i comuni di medie dimensioni hanno, come dire, scoperto nell'attuazione del PNRR. Non parlo ovviamente dei comuni di piccole dimensioni, perché i comuni di piccole dimensioni
non hanno nemmeno un geometra, se hanno un segretario generale a scavalco fa prova, ma anche un comune come quello di Pescara o la città dove vivo io, Teramo, ha degli uffici tecnici molto disorganizzati. Non, questa ovviamente non è una colpa che faccio alla politica, ma perché negli anni c'è stata un'operazione di disinvestimento sulla pubblica amministrazione che oggi invece obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a fare un'accelerazione significativa non solo verso la progettazione, ma verso quella progettazione partecipata che presuppone una capacità di sintesi e di dialogo non comune. Il tema che tu poni è un tema che secondo me oggi andrebbe messo, come dire, con una clausola un po' all'atere, ma che inevitabilmente tra qualche anno sarà fondamentale. Torno a dire, quando si facevano le progettazioni in BIM, e cioè le stazioni appaltanti chiedevano sostanzialmente alle imprese di dimostrare la capacità di progettare attraverso una modellazione che poi avrebbe consentito per esempio al manufatto e all'opera di mutare nel corso degli anni, e ovviamente quell'attività facilitava poi gli interventi successivi. All'inizio quelle postille premiavano un po' le grandi imprese, a un certo punto è diventato un elemento sul quale non si prescinde, dal 2025 sarà obbligatorio per le opere sopra €1 milioni. Cosa voglio dire? Che se noi riteniamo in termini di cultura aziendale questo tema strategico per elevare la qualità dell'organizzazione, e torno a dire, in Cina questi temi ce li ricordano 126.000 militari, oggi probabilmente dovremmo darci non solo l'inserimento di clausole non vincolanti, ma che nel corso di 5 anni diventano vincolanti, perché se vuoi partecipare ai bandi mi devi dimostrare che hai quel tipo di capacità e di cultura giuridica che in qualche modo mi aiutano a far fare un salto di qualità alla mia organizzazione. Ecco perché dico il tema che voi ponete è fondamentale, perché oggi purtroppo siamo molto in ritardo. Io mi ricordo qualche anno fa la vicepresidente della UE, l'allora ministro degli esteri Mogherini, fece una task force. Io ho avuto la fortuna di lavorare anche con la NATO, quindi insomma di questi temi, soprattutto qualche anno fa, avevo rapporti più contigui e più continui. E mi ricordo che quando si discuteva appunto della forza militare in Cina, l'Europa rispondeva con una task force di 12 elementi. È chiaro che c'è una dismetria fortissima. Allora, è ovvio che quella task force di 12 elementi significava in qualche modo cominciare a discutere del tema. Ma oggi, sulla scorta di quello che abbiamo visto e abbiamo ascoltato anche negli ultimi mesi e in questi giorni, le aziende private e le aziende pubbliche, le aziende private sono tutte sotto attacco ogni giorno, le aziende pubbliche parimenti non possono disconoscere il valore strategico di quello che tu ci hai detto. Grazie. Perché se lo continuano a fare significa che in qualche modo non solo vogliono stare fuori dal mondo, ma inevitabilmente si espongono a degli attacchi che possono avere anche degli effetti nocivi. Penso a una società quotata in borsa, inevitabilmente creerà un documento ai propri azionisti. Questo però è un tema di policy, un tema culturale sul quale probabilmente soprattutto una generazione di giovani giornalisti, io devo dire che c'è un mondo che ormai rifugge da quello che era il giornalismo di mio padre è stato per 30 anni al Tempo, quindi aveva un altro tipo di impostazione. Io da piccoletto mi ricordo che ho visto a Palazzo Wedekind al Tempo la composizione dei giornali con i piombi, cosa che se lo dico a mia figlia oggi mi guardano come un marziano. Però c'è tutto un mondo parallelo di siti specializzati, di giovani, non so nemmeno come definirli perché probabilmente non sono nemmeno giornalisti, che però si stanno specializzando su questi temi e che per fortuna iniziative del genere favoriscono anche la comprensione di quel tipo di messaggio che una volta
avremmo confinato, no, con i nerd nelle stanze chiuse. Adesso i nerd per fortuna sono emersi e ci stanno aiutando a capire la complessità della situazione. Non è un caso che oltre alla guerra canonica e classica c'è una guerra simmetrica di cui si sta discutendo moltissimo in rete. Questo è un tema secondo me molto interessante che può paradossalmente creare le condizioni anche per aumentare la capacità occupazionale del nostro paese. Oggi sui giornali c'erano i dati sulle famose 60.000 professioni che non si trovano, 60.000 posti di lavoro, la maggior parte sono tutte competenze digitali, cioè paradossalmente il nostro paese non trova più gli esperti digitali e i camerieri o gli operai semplici, cioè non trova il vertice e la base di quella piramide potenziale. Quindi chiudete le facoltà di giurisprudenza e di economia. Questa è, no, la sintesi. Allora, qualche giorno fa c'è stato un accordo interessante che hanno fatto Bocconi e Università Cattolica, che hanno costituito un master tra materie completamente diverse. Qualche giorno fa sull'economia del Corriere c'è stata un'intervista molto interessante al numero uno di Borse Italiane che ha detto che finalmente loro cominciano ad assumere filosofi. Cioè io per esempio ho una tradizione, una cultura umanistica, ho fatto un dottorato di ricerca in storia del pensiero economico e politico, quindi insomma tutt'altra roba, secondo me è stata la parte più importante della mia formazione. E infatti secondo me oggi dovremmo rivendicare il valore dell'umanesimo insieme alla tecnè. Fondamentalmente il Rinascimento è stata la sintesi di due culture che hanno creato le condizioni perché intorno per esempio a Leonardo ci fossero 13 competenze diverse. Leonardo da Vinci vuoi dire? Ovviamente. Oggi invece si va sempre più verso questa iperspecializzazione che oggettivamente il mercato ha bocciato, perché dietro questi ragionamenti qui, se tu hai un tessuto e un patrimonio di cultura umanistica, è molto probabile che riesci a vincere la sfida con la Cina. Volete sapere qual è il paese che studia di più oggi la filosofia e la cultura greca e latina? La Cina. Perché? Perché giustamente vogliono conquistare l'Occidente dalle basi, e le basi non sono quelle statunitensi. Le basi sono quelle della cultura classica che poi vengono plasmate giustamente nel corso dei secoli anche da quella che è diventata la cultura prevalente in Occidente. Mi sembra che il tema della formazione è un tema altrettanto importante, e non è vero che giurisprudenza non serve, ma non serve giurisprudenza che abbiamo fatto 30 anni fa. Oggi giurisprudenza dovrebbe avere per esempio una parte considerevole legata alla contrattualistica cinese, perché se tu vuoi in qualche modo lavorare nel mondo, inevitabilmente il Far East produce il 50% del business mondiale. Se tu non conosci la cultura, le policy di quelle aziende, come funzionano le organizzazioni, come funzionano i contratti, sei fuori mercato. Se sei monocommittente, oggi sei fuori dal mondo. Funziona l'orizzontalità nelle competenze e la verticalità, ma la verticalità senza orizzontalità non serve a nulla. Se tu sei bravo a fare una cosa e fai solo quella, presto tardi, è molto difficile che resterai sul mercato del lavoro, perché l'orizzontalità ti crea ulteriori condizioni per avere altre verticalità. Bene, potremmo andare avanti in realtà un'intera giornata, forse più di una, su questi temi, però purtroppo l'agenda è tiranna. E ringrazio Stefano Cianciotta. Grazie a voi, grazie a te per l'invito. Per questo intervento.